City Report, allarme arancio della Protezione Civile, ma siamo in giro perché? Perché ci vengono fatte delle segnalazioni, siamo nel municipio 8 in questo caso, siamo molto vicino a tutto quello che è in riqualificazione, Piazzale Lugano, la nuova Esselunga, il Conad, le abitazioni civili e qualche sottopasso in civile, Govone eccetera, ma già sapete la situazione. E abbiamo trovato una foresta del Borneo che avevamo già segnalato diverse volte fa insieme a Paolo Ruscone, insieme a tutti gli altri cittadini, tra cui saluto Maurizio Scabio del comitato. Cioè, ma perché può esistere una situazione del genere quando qui con 4 ore di lavoro e un po' di mezzi tutto potrebbe essere pulito e sicuro? C'è qualcuno che lascia andare le cose così? È un problema minoritario? Venite a vedere il problema minoritario com'è. E soprattutto, pensate... le vostre figlie, le vostre nipoti, voi stessi, da soli a passare qua a fianco, può succedervi qualsiasi cosa. Venite trascinati qui dentro e chi vi vede più? Cosa succede qua? Andiamo a vedere. Questa è la famosa struttura che è stata un attimino rinforzata rispetto all'ultima volta perché c'erano persone che si inserivano all'interno, però purtroppo, essendo così nascosta, già alcuni pezzi cominciano a mollare. Ma la cosa secondo me strana è che sembra quasi che questa cosa da qualcuno sia accettato, sia un vivere comune, perché guardate qua, abbiamo addirittura un cestino, c'è anche nuovo, carino. Peccato poi che il resto ve lo farà vedere Paolo Rusconi, del cestino, della civiltà, del qualcuno che magari gliel'ha dato anche per passare il loro tempo, non è servito molto, guardate cosa c'è in giro. Addirittura un tappetino di una macchina, come fa ad arrivare un tappetino di una macchina dal posteggio, dalla strada a qui? Ma chi l'ha portato? In civili? E votano, però vabbè, questo è un altro discorso. Vai Paolo. Bottiglie rotte, queste si rompono perché si fa bordello, perché si fanno le varie storie, perché non si rompono così per caso, soprattutto qua dentro dove non c'è nessuno. Tra l'altro numerosi sono i passaggi per passare dall'altra parte, ma in questo caso il nostro operare oggi è quello per farvi capire che c'è un'operazione che è Esselunga in Piazza Lugano. E dato quelle infrastrutture che sono state costruite precedentemente, tutti i vari sottopassaggi eccetera, che sono veramente ignobili, conciati maleamente, chissà cosa ne sarà degli altri. Prevenire è meglio che curare. Chi può vedere i progetti di infrastrutture per la questione degli oneri accessori eccetera per la costruzione dell'Esselunga lo faccia, perché va bene avere un bel supermercato, ma se poi tutto intorno la situazione è questa, ciao. Stiamo salendo per vedere queste costruzioni, questi piloni che sono stati appoggiati contro il muro, se servono per entrare dall'altra parte. Diamo un'occhiata. Adesso poi vedrete tutto con la bodycam. Stiamo uscendo da questo, chiamiamolo felice bosco nel municipio 8, faccio il giro e vi faccio vedere alzando il braccio quanto è alta la natura non curata in questa zona di Milano. Il passaggio qui è tra schifezze, feci, urine, scarpe.
guardate qua, 1,80 m, mi dicono che alzando la mano sono sui 2,10 m, quindi quanti metri siamo qui? 3? Direi abbondanti. Complimenti a chi gestisce il verde di non trovare il tempo di tagliare questa situazione di fronte a un supermercato in mezzo alle case. Andiamo avanti. E non è che vada meglio dove ci sono gli ingressi dei passi carrabili, eh? Guardate qui. Io abbasso la testa, però guardate voi. Cioè, ma è accettabile una situazione del genere, mi chiedo? Ma porca miseria, ma com'è? Ma quanto può costare a sistemare una cosa del genere? E proprio perché i nostri politici, chi amministra, pensa proprio a tanto altro, al referendum, al monopattino, altre stronzate, perché c'è da dirlo, perché siamo ridotti a questa maniera. Tra l'altro qui siamo, saluto a Paolo Rusconi, davanti agli impianti sotto tensione della zona. Ma pensate che questi siano curati meglio? Guardate anche qua, guardate. Ma al di là del curati meglio, perché poi qualcuno mi dice no, sono scelte private dei dirigenti, leggete. Mi volete spiegare a che cosa servono queste telecamere qui? Puntate verso terra? Per vedere se il raccolto è fiorente nel mese di maggio, se il grano viene su bene? Il terreno di Milano sarà anche buono, non dico di no, però insomma. Siamo allo schifo totale, ma proseguiamo perché non è finita purtroppo qua. Allora, parlavamo di manutenzione anche delle rotonde. Direi che anche queste rotonde non stiano messe molto bene. No, perché poi mi dite, no, ma lo fate perché abitate lì vicino. No, signori, se ci chiamate veniamo anche da voi, eh. E noi ne vediamo tante. Questa è una di quelle che purtroppo vediamo spesso perché abbiamo il nostro studio video registrazione qui. A parte tutte le varie scritte sui muri che vi stiamo facendo adesso, andiamo a vedere cosa succede. Dove eravamo stati? Quando, Paolo? Quando eravamo stati qui? Tu che sei la memoria locale della cosa? Dicembre 2019. Ok, dicembre 2019, tra il Natale e il Capodanno, siamo passati a vedere cosa succedeva qui, perché vedevamo dei fuochi fatui, vedevamo un sacco di cose strane, no? E andiamo a vedere se queste persone in queste condizioni, in mezzo a una costruzione, a un cavalcavia, in condizioni molto precarie di vita, di salute, ci sono ancora, speriamo di no. Lo stiamo vedendo insieme a voi. Questo è uno di quei non sopralluoghi che abbiamo fatto, nel senso che abbiamo tanto sperato che non ci fosse più niente, quindi andiamo a vedere. Questa è roba nuova, ragazzi, ancora incartata, radio, caffettiere, PlayStation. Tre, bene, va bene, andiamo.
Cari amici, traversata faticosa, guardate dov'è il nostro Paolo Rusconi, per vedere tutte le varie buche ricoperte di filo spinato, come là, di questi personaggi che si imboscano qua dentro. Guardate i panni stesi, la bicicletta rosa, se riuscite a vederla ve la alzo. Per ora il passaggio sembra chiuso, ma andiamo a vedere dall'altra parte, ma non ci convince molto. Andiamo avanti. Nel frattempo andiamo a vedere i sottopassi come sono messo. Nel frattempo vi dedico un po' del mio sangue per la causa. Andiamo. Stiamo per farvi vedere la discesa da Monteceneri Bacula per arrivare in via Delfico, per arrivare verso via Govone, eccetera eccetera, al di là dei cartoni abbandonati a riga barriera che vorremmo capire, ma la visibilità qui, anche qui ufficio arredo verde eccetera, dove sta messo? E prosegue. Non sono entrati, dovevano entrare e non sono entrati. Ammazza, ma so così brutto, vabbè, che so sanguinolento però. Va bene, qui nel frattempo ci troviamo a parlare di un'altra situazione, quella del famoso CAM. E a parte, come vedete, il marciapiede, che è altro che bicicletta, è impercorribile tra foglie e schifezze varie, dalla parte di qua, tutti i fine settimana o molto spesso nei fine settimana, e non ve lo diciamo a caso, li abbiamo visti, abbiamo parlato con loro per segnalargli il problema, so che anche il municipio qualcosa sa, da alcune montagnette dall'altra parte si entra la sera qui quando è chiuso nei cam per fare festa, bere eccetera. Va bene, creiamo gli spazi per i giovani, ma che siano regolamentati, che ci sia un minimo di chiarezza su chi c'è dentro, chi non c'è dentro, se qualcuno si fa male, se qualcuno succede peggio, e soprattutto che non ci sia un'attività criminale. Questa è solo una segnalazione, poi se volete le immagini andate a vedere il servizio precedente, non è cambiato nulla, forse è peggio, è cresciuta l'erba, guardate. Allora, siamo passati un anno fa, ancora qua abbiamo un fil di ferro buttato qui al posto del separé che ci dovrebbe essere di sicurezza, che porta ai binari della ferrovia, come potete vedere il Conad e quella che sarà la nuova Esselunga. Ma andiamo a vedere ancora avanti, perché fino ad ora tutto è peggio di prima. Tempo ventoso, allarme meteo della Protezione Civile, lo sentite anche voi attraverso il microfono, ma noi non molliamo. Siamo nel municipio 8, questa è l'ex posta di Piazzale Lugano, quella che dovrebbe essere, sarà riconvertita in Esselunga. Vi facciamo dare un'occhiata perché stiamo andando ai sottopassi che ben sapete abbiamo visitato un po' di tempo fa ed erano un'altra cosa da quarto mondo, il terzo era troppo poco. Facciamo vedere un attimo dove siamo.
piazzale Lugano. Come vi ricorderete, qui c'erano parecchi baraccamenti, campereggi di zingari, rom, eccetera, parecchio disordine e caos, non che adesso sia tutto pacifico, no, però almeno questi, come potete vedere, non ci sono più. Tutti gli ingressi delle palazzine dove eravamo stati dentro noi non ci sono più, perché le palazzine sono state buttate giù. Sicuramente ancora qualche luogo di ricovero c'è, ma dato che c'è un cantiere si spera che prossimamente sarà più sicuro. Ma quello di cui noi non ci fidiamo, o anzi, per esperienza sappiamo che sono i sottopassi, perché non sono direttamente pertinenza di committente, quindi di Esselunga. Andiamo a vedere cosa succede in questi sottopassi. Vi ricordo che siamo in piazzale Lugano, municipio 8, Milano. Ops, non possiamo più scendere. Nonostante tutto lo schifo che voi vedete sotto, perché è rimasto, chiaramente non hanno pulito il cantiere, isola solamente il pezzo sopra, così è stato qui e così è stato dall'altra parte, questi sottopassi adesso sono in sicurezza, cosa che poteva fare anche il comune da innumerevoli anni e non l'ha fatto. Però vogliamo vedere come andrà a finire anche questa situazione, perché gli oneri di urbanizzazione, qui dovrà essere rivista tutta la viabilità per permettere l'ingresso a un maxi store, a un maxi punto vendita, quindi vedremo cosa sarà. Per adesso vi possiamo dire che i camper non ci sono più, che la piazzetta fronte alle poste qui è abbastanza tranquilla. Vi ricordo che siamo tra il municipio 8 e il municipio 9. Adesso la riga non so dove passa, chiedo scusa a Zambelli e all'Arghieri, due presidenti, ma ancora non ho ben chiaro dove passa. Siamo qui. Il punto che avete visto all'inizio della puntata, diciamo che in questo momento è quello più pericoloso, ma non sottovalutiamo tutto quello che saranno gli oneri di un'urbanizzazione, quindi tutte le opere di viabilità. Cosa ne sarà di questi sottopassi, anche perché erano utili per attraversare la strada, che come vedete è alta frequenza, e anche del parco e tutte le strutture attorno, senza scordarci mai, perché c'è qui con me Paolo, che si ricorda benissimo cosa succede dall'altra parte, ma quella forse sarà un'altra puntata se non intervenite prima. Per oggi quindi chiudiamo qui da Milano, City Report, municipio 8-9, un saluto a tutti da me, Paolo Rusconi, e tutta la troupe di City Report, e andiamo avanti. Seguiteci.